Il ponte della Discordia è quasi pronto per essere messo a nuovo. L'infrastruttura di Via Cadorna, che collega le due sponde della città di Crema, scavalcando il fiume Serio, presenta diverse problematiche strutturali causate dallo scorrere del tempo e dall'incuria. Ma dopo il via libera dalla soprintendenza per il progetto presentato dall'amministrazione comunale, i lavori di consolidamento del secolare ponte diventano realtà. Via all'appalto da più di 1 milione di euro, aperto fino al 30 dicembre 2021. Un intervento che si rende necessario per recuperare l'originaria stabilità e funzionalità di questo manufatto storico, che risale addirittura agli ultimi anni dell'Ottocento, che per questo motivo è vincolato, e per questo motivo ogni intervento progettato è stato concordato con la Soprintendenza delle Belle Arti. Siamo quindi nella condizione di poter annunciare oggi un cronoprogramma che vede nella fase di attuazione del cantiere la prossima tarda primavera. Si ritornerà pertanto ad una viabilità pienamente funzionale, speriamo il prima possibile, comunque non prima di diversi mesi di cantiere, che andranno oltre il semestre tendente all'anno. Sarà fondamentale per ripristinare l'ordinaria viabilità essenziale tra il centro storico e tutta la città di Crema, con i popolosi quartieri di San Bernardino e di Castelnuovo. L'effettiva piena fruibilità del manufatto sarà raggiunta ad intervento ultimato, e siamo contenti che dopo un'attività di progettazione attenta si riesca a immaginare una cantierizzazione nei prossimi mesi. 90 metri di carreggiata sorretti da travi in acciaio, che da tempo ormai necessitano di manutenzione. Una svolta per la città che gioverà ai cremaschi.